Dopo un'accesissima WrestleMania, oggi siamo pronti a ripartire da capo, a scrivere il destino di un altro meme. Signore e signori, io sono Duraro Zusama e benvenuti a Money in the Bank. Si parte subito con il match per il titolo mondiale, quindi partiamo alla grandissima. Abbiamo Shrek che difenderà il Meme World Championship contro colui che ha vinto la Battle Royale a WrestleMania, ovvero Goku Super Saiyan God. E cominciamo proprio. Mamma mia! Un match per il titolo mondiale subito! Fa il suo ingresso Goku! Vi ricordo che oggi avremo ben due match. Partiamo con questo e poi ci sarà ovviamente l'omonimo Money in the Bank Ladder Match a 6 meme. Chi otterrà la valigetta avrà una chance titolata che però potrà incassare quando vorrà. Quindi ne vedremo delle belle. Chi sarà il campione a fine serata? Chi sarà il campione alla fine di questo match? Shrek riuscirà a mantenere la cintura ancora una volta o sarà Goku a strappargliela via? Lo scopriremo oggi a Money in the Bank. Signore e signori, il nostro campione! Devo sempre usare la frase di Lord Farquaad perché, cioè, Shrek ci sta troppo bene. Entra Shrek versione All Star Ogre con il titolo in vita che si bagga come al solito all'interno dei vestiti. Facciamo un applauso per il nostro campione che ha vinto Elimination Chamber, ha difeso la cintura con successo a WrestleMania. Vedremo se si saprà ripetere oggi. Chi lo sa? Potremmo avere un nuovo campione? Potremmo avere lo stesso campione? Non si sa. Comunque, questa season di WWE 2K20 con i meme è molto lunga. Ricordiamo che dopo Money in the Bank ci sarà SummerSlam e poi così via, così via, così via. Quindi Shrek, magari potrei essere vittorioso oggi, ma ti aspetta un lungo anno davanti. Senza contare che a fine serata avremo un possessore della valigetta. E lì inizia a diventare pericolosa la faccenda. Il possessore del titolo mondiale non può mai, mai stare tranquillo dopo un Money in the Bank Ladder Match. Quindi le cose si stanno facendo movimentate qui, nella nostra federazione. Nel frattempo, siamo pronti ad andare con il nostro opener della serata? Facciamo anche noi come la WWE, quella vera e propria. Ogni tanto ci va di partire subito. E l'opener è il match per il titolo mondiale. Lo facciamo anche noi. Ah, World Meme Championship. In quell'angolo, direttamente dal mondo di Dragon Ball, trasformato in Super Saiyan Blue, abbiamo Son Goku. E nell'altro angolo, il campione mondiale dei meme, il World Meme Champion, Shrek, dal mondo di Shrek, giustamente. Ah, ci gustiamo subito questo bel match in apertura. Shrek dà la cintura all'arbitro, potrebbe essere l'ultima volta che può avere quella cintura in mano. Goku la osserva, Goku la vuole. Goku è uno che, insomma, ha a cuore le vittorie. Vedremo se oggi saprà fare quello che sa fare bene nel suo mondo, quello di Dragon Ball. Ma nel mio mondo, quello della WWE con i meme, non funziona in quel modo, Goku. Quindi datti da fare. E si parte subito con un bel suplex da parte di Shrek. Cosa avevo appena finito di dire, ragazzi? Cosa avevo appena finito di dire? Prova a fare un Superman Punch, va a vuoto. Dropkick da parte di Goku su Shrek. C'è stato subito uno scambio equo. Una per Shrek, una per Goku. Gli dà un pugno. Shrek ancora prova con il Superman Punch. Insomma, non ti sta riuscendo. Goku calcio e poi. Wow, questo sembrava un suplex, invece no, va con una sit-out buster che è finita in sottomissione. Goku molto tecnico oggi. Prova ancora ad infierire su Shrek che gli dice no e poi schiaffone e Goku va a terra come una pera cotta. Attenzione perché Shrek sta subito caricando il Superman Punch. Sarà la volta buona? È la volta buona, attenzione perché lo ha steso. Shrek potrebbe concludere il match in cosa? Un minuto? È partito a razzo, va con lo schieramento! Uno! Solo conto di uno. Shrek voleva portarsela subito a casa, voleva dire ok, io adesso vado nel camerino a preoccuparmi di colui che avrà la valigetta a fine serata. Goku dice, ehi, vacci piano amico, sono pur sempre Goku, e che cavolo. Adagio Shrek alle corde, Irish Whip. E poi, oh mamma mia! Subito con un calcione rotante. E va a infierire con un'altra serie di calci. Rialza Shrek. Ginocchiata. Calcio. Ancora calcio. Lo butta a terra. Non vuole andare per lo schieramento, ma lo risolleva di nuovo. Calcio dietro la schiena. Questo ha fatto male. Questo ha fatto molto male. Goku, vuoi provare con una Kamehameha? Qualcosa del genere? Una Genki Dama?
Da quando Goku ha iniziato a trasformarsi in Super Saiyan Blue, ha iniziato a macinare qualche vittoria, qualche successo in più. Altre volte che era semplicemente Super Saiyan God con i capelli rossi, non era riuscito a essere vittorioso. Attenzione perché Shrek ha adagiato Goku sull'apron e poi va con... Oh mio Dio! Doppio calcione, rientra nel ring. Andrà per uno schieramento? Va per lo schieramento! Uno! Due! Solo contro di due. Nel frattempo il pubblico urla "This is awesome". Questo è fantastico. Il pubblico si sta scaldando. Anche io mi sto scaldando. Scaldiamoci anche nei commenti. Voglio vedervi fare dei pronostici. Chi vincerà il titolo oggi? Lo manterrà Shrek o lo vincerà Goku? Signori, sono il vostro Durar Zusamai. State guardando a Money in the Bank. Prova Goku ad andare a segno su Shrek, ma Shrek dice di no. E poi una clothesline volante su Goku. Va a infierire con un calcio. Shrek osserva l'avversario che è a terra. Non sta facendo niente, lo sta osservando. Poi decide di prenderlo. Ah, sit out power slam. Prova ad andare con un altro schiaffone. Face buster da parte di Goku che poi balla. Cosa stai facendo, Goku? Ok, clothesline. Clothesline ancora. E va bene, va bene. Un inverted heel kick. Va con un roll up. E poi lo solleva fortissimo Shrek. Powerbomb che si sussegue a un roll up. Dimostrazione di forza incredibile da parte di Shrek, che poi solleva Goku. Prova ad andare con la spia, la sua mossa finale, ma Goku gliela reversa in un DDT. Déjà vu di WrestleMania. A quanto pare Shrek non riesce mai ad andare a segno con la spia al primo tentativo. Gliela reversano sempre. Goku prova a salire sulla terza corda, ma Shrek lo ferma e potrebbe andare con una proiezione dalla terza corda. Potrebbe andare. Cosa farà? Un suplex? Oh mio Dio! Gente prima di voi ha rotto il ring con questa cosa. Non è questo il caso. Magari se fosse stato Shrek a fare la suplex dalla terza corda a un altro Shrek, sarebbe stato lo stesso. Va con lo schieramento. Uno! Due! Ancora no, qui pensavo fosse finita, ragazzi. Pensavo fosse finita perché un suplex dalla terza corda, insomma, è una gran bella mossa. Prova a fare una clothesline in volante, ma Goku cade e quindi cade anche lui. Ragazzi, cosa state facendo, insomma? Un po' di dignità. E che cavolo, avete appena finito di dare spettacolo. Continuate a dare spettacolo. Non hanno rotto il ring come avevano fatto nel 2003 Brock Lesnar e Big Show, o nel 2011 a Vengeance Mark Henry e Big Show. Ormai è una cosa vista e rivista, però nella nostra federazione non si è ancora visto un ring collassare, quindi sarebbe stata una bella prima volta. E va con lo schieramento. Uno, due. Dopo una Samoan Drop non è ancora abbastanza. Shrek, secondo me dovresti riprovare con la spear che ti era andata bene l'altra volta. Oh mio Dio, una Crucifix Powerbomb. Circa, sì, comunque lo è una Crucifix Powerbomb. Non era proprio nello stile di quella di Razor Ramon, la Razor's Edge, però va bene. Sale sulla terza corda, prova con un elbow drop, ma Goku evita. Va sulla terza corda anche lui, vediamo se Shrek lo intercetterà. Lo intercetta di nuovo, troppo lento Goku. Oh mio Dio, vogliono farlo di nuovo. Questa volta però è diverso. No, l'angle slam no, invece sì, della terza corda potrebbe essere finita per Goku. Uno, due, incredibile. Shrek, ci vuole la spear, lo sai bene, ci vuole la spear. Come Elimination Chamber, come WrestleMania. E infatti va con la spear! Titoli di coda, signori, 1, 2, 3, e Shrek si conferma campione ancora una volta, battendo anche Goku. Abbiamo un campione tostissimo, nessuno riesce a batterlo. Shrek è veramente dominante, un campione così dominante, non l'abbiamo mai visto. Anche perché è il primo campione che abbiamo avuto, incredibile, la sfanga anche oggi Shrek. Con una prova di forza, Goku non ha potuto fare nulla, si è schiantato contro l'orco e ha perso. Shrek mantiene il titolo, di nuovo. E adesso, occhi puntati sul possessore della valigetta a fine serata, perché arriverà per te Shrek, arriverà a darti la caccia. Colui dei sei meme che riuscirà a vincere la valigetta questa sera. Nel frattempo festeggia pure, ma la tua cintura, il tuo regno,
Potrebbe avere i minuti contati. E siamo pronti per il nostro main event della serata. Il Six Meme Ladder Match per il Meme in the Bank. Esatto. C'è una valigetta che si chiama Meme in the Bank. Nel frattempo, diamo il benvenuto al primo entrante in questo match. Thanos, lo conosciamo molto bene. Con un'armatura diversa, tra l'altro, è venuto in assetto da guerra, visto che con Goku aveva funzionato modificare l'attire, anche con Sansa aveva funzionato perché poi hanno vinto i titoli di coppia. Tra l'altro oggi nessun match per i titoli di coppia, quindi Sansa e Papyrus possono riposare, ma a SummerSlam dovranno difendere le loro cinture. Vedremo poi a SummerSlam cosa succederà. Nel frattempo, benvenuto Thanos nel match, andiamo a vedere chi saranno gli altri 5 a contendersi appunto il Meme in the Bank, la nostra valigetta valida per una chance al titolo mondiale di Shrek. Il secondo entrante, Sonic, o dovrei dire Sonic, mamma mia quanto è brutto ragazzi, scortatelo fuori dall'arena, ma c'ha la faccia di un vecchio. Ragazzi, non ce la posso fare, non ce la posso fare, con quali addominali me lo stai dicendo, ma sembra decrepito. Santo cielo, non ce la faccio a guardarlo! Qualcuno vuole venire a commentare il match al posto mio? Ma chi è? Ma c'ho la mutandina blu! Terzo entrante! Abbiamo un nuovo debutto in federazione! Dal mondo di Death Note! Lo riconoscete? Dal mondo di Death Note e di quello degli Shinigami! Abbiamo Ryuk! Il suo Twitter è Apple Please! Oh mio Dio, perché gli piacciono le mele! Come diceva sempre Ryuk, le mele del mondo degli umani sono molto succose. Vediamo se sarà anche succosa questa opportunità di vincere il Meme in the Bank. Benvenuto Ryuk, benvenuto in federazione. Abbiamo anche Death Note adesso. Ma sì, inseriamo Brand. Inseriamo Brand, inseriamoli tutti. Numero 4. Parlando di inserire Brand, ne inseriamo un altro. Disney Pixar in the house. Quando entra Mister Incredibile. Vabbè, Gli Incredibili è tipo uno dei miei film preferiti della Pixar, quindi... No, devo essere imparziale, Salve, Mister Incredibile, però lei è sempre fichissimo, come al solito. Anche se preferisco il primo costume, quello azzurro e nero del primo film, dell'inizio, però va bene, anche quello rosso classico! Ce lo facciamo andare bene! Benvenuto Mister Incredibile in federazione, abbiamo due nuovi debutti oggi, Ryuk e Mister Incredibile. Di bene in meglio! Lui lo conosciamo benissimo! Avrà una chance al Meme in the Bank anche lui! Diamo il benvenuto a Deadpool, l'antieroe per eccellenza! Vediamo se saprà dare colpi di katana, di pistola, come faceva anche nei suoi film, se massacrerà tutti con la scala. Non oso immaginare cosa succederà in questo match con le scale, anche perché è la prima volta che abbiamo un match del genere! Money in the Bank, signori, sono Duraro Zusama! Ne vedremo delle belle oggi. Ultimo entrante! Chi sarà? Deadpool scruta? Ma è Pikachu? Ma Pikachu non doveva essere in questo match. Quella è l'entrata di Pikachu. Ma lui non era nel match. Oh mio Dio, è Mewtwo! È Mewtwo! Abbiamo un altro debutto con la stessa entrata di Pikachu perché condividono il mondo Pokémon. Un altro debuttante, signori, diamo il benvenuto al Pokémon leggendario per eccellenza, Mewtwo, signore e signori, Mewtwo! È proprio lui! È uscito dalla grotta in cui era, o dai laboratori del Team Rocket. Incredibile, signori, questo Money in the Bank, anzi, Meme in the Bank. È imprevedibile, non so cos'altro dire. Imprevedibile, ma guarda che coda che ha. Ok, benvenuto Mewtwo. Benvenuto in federazione, 3 debutti nuovi oggi. Alla faccia. E siamo pronti, si comincia. Six Man Ladder Match per la valigetta, il Meme in the Bank. Voi non l'avete ancora visto, io so come è fatto. Magari se qualcuno prendesse la scala e andasse su, vi farei vedere com'è fatta questa valigetta, perché... qua è trash al punto giusto, ragazzi. Nel frattempo focalizziamoci sull'azione in ring. Deadpool è uscito, Sonic lo raggiunge. Vedremo chi si intascherà la valigetta del Meme in the Bank. Chi potrebbe incassarla su Shrek o su qualsiasi altro campione, perché ricordiamo che il possessore della valigetta avrà tempo un anno, quindi fino al prossimo Meme in the Bank. Nel frattempo si vede la valigetta, ragazzi, la vedete?
E lì sopra è rosa e c'è scritto meme sopra a money. Quindi meme in the bank, una valigetta rosa shocking. E come potrebbe essere altrimenti, dato che è una valigetta che rappresenta questa federazione di meme scellerati. Oh mio Dio! La mia sanità mentale, ragazzi, la mia sanità mentale. Ma ce lo vedete tipo, che ne so, Mister Incredibile o Mewtwo o Ryuko, Thanos, con una valigetta rosa? Non dico lo stesso di Sonic o Deadpool, perché sono abbastanza trash pure loro, ma insomma gli altri sono abbastanza seri. Forse Ryuko non troppo, ma insomma Thanos o Mewtwo o Mister Incredibile con una valigetta rosa shocking che vanno in giro, se la portano. Io non ce la posso fare, ragazzi. Io non ce la posso fare, avrò bisogno di una vacanza dopo SummerSlam, assolutamente sì. Nel frattempo si sono formate le coppie. C'è Mewtwo che se la prende con Mister Incredibile, giustamente, il villain contro l'eroe. Thanos che se la prende con Ryu, che gli dice: ehi, a me degli Shinigami non me ne frega niente, io con uno schiocco di dita posso ridimensionare tutto, tutto il mondo, anche il tuo mondo, quello degli Shinigami. E Sonic se la prende con Deadpool. Probabilmente stanno facendo a gara chi sia un po' più stupido come personaggio. Cioè, oddio, quel Sonic sembra il Sonic del primo film, quando faceva schifo e poi tutti i fan si sono ribellati e gli hanno fatto cambiare design. Questo è ancora peggio, è ancora più brutto. Nel frattempo abbiamo tre meme nel ring: Ryuk, Deadpool e Sonic. Tre meme fuori dal ring: Mister Incredibile, Thanos e Mewtwo. Mewtwo è un po' in difficoltà. Nel frattempo Ryuk è il primo a piazzare la scala in mezzo al ring. Ricordiamo che per vincere questo match bisogna salire in cima alla scala e staccare la valigetta. Ma penso sia abbastanza, insomma, implicita come cosa. Attenzione, perché Ryuk sta salendo in cima alla scala ed è il primo a toccare la valigetta. Ma Thanos arriva subito, cioè ha fatto appena in tempo a toccarla. E Thanos subito pugno dietro la schiena, ma viene bloccato da Mister Incredibile. Sonic raggiunge Ryuk sulla scala, ma Thanos non ci sta, continua a colpirlo. Anche Mewtwo fa cadere Sonic e Thanos con una powerbomb dalla cima della scala. Quella fa male, quella fa male. Sonic con la clothesline su Mewtwo, poi prova ad attaccare Thanos alle spalle, ci riesce. Sonic minuscolo che va con una sottospecie di DDT, un po' strano. Nel frattempo Ryuk è stremato, è seduto sul turnbuckle. Facebuster da parte di Mewtwo su Sonic, Mister Incredibile fuori dolorante. Tecnicamente tra questi dovrebbe essere quello con la forza fisica più forte, a parte, vabbè, Thanos e forse Mewtwo, non lo so. Deadpool se la prende con Mister Incredibile fuori dal ring. Ryuk era ancora svenuto, ma adesso si riprende. Mewtwo va contro Sonic, gli fa un DDT violentissimo. Thanos scaraventa fuori dal ring. Ryuk prova a salire in cima alla scala. Prova a salire in cima alla scala. Per adesso qualcuno ha toccato la valigetta, ma nessuno era riuscito a tirarla via. Attenzione, perché Thanos inizia a tirare giù la valigetta, ma poi viene interrotto. C'è Mewtwo in cima alla scala insieme a lui. Ha provato ad attaccarlo. Thanos gli sbatte la faccia contro la scala. E poi Ryuk lo butta giù. C'è ancora Mewtwo in cima, che però è stordito. Vediamo Sonic se andrà ad accomodarsi anche lui in cima alla scala. Pare di no. Mewtwo si appropinqua. Attenzione, perché sta strattonando la valigetta. Viene raggiunto da Sonic, che gli dà un pugno. Poi gli va di faccia sulla scala. C'è Deadpool che sta disturbando l'azione. È un match bello pieno. Oh mio Dio! Oh mio Dio, Mewtwo si carica sulle spalle Sonic dalla cima della gabbia con un Samoan Driver. Questa ha fatto malissimo a Sonic, ma anche a Mewtwo, che barcolla e si rotola fuori dal ring. Il pubblico continua a cantare This is Awesome. Questo potrebbe essere l'evento che sul piano del lottato ha riscosso più successo. Nel frattempo voi nei commenti, ragazzi, chi vincerà secondo voi? Fatemi sapere. Voglio i vostri pronostici. Per adesso quelli che sono andati meglio sono Thanos e Mewtwo, a quanto pare. Thanos spinge all'angolo Mister Incredibile, va ad incornarlo con una serie di spallate. Sonic si porta la scala in giro. Dove vuoi portarla precisamente? Backbreaker da parte di Mewtwo. E Thanos fa accomodare Sonic fuori dal ring. Stende Mewtwo e poi prende la scala, ma sta arrivando Deadpool. Thanos potrebbe colpire Deadpool con la scala, non lo fa, decide di posizionarla al centro del ring. E mentre Deadpool si occupa di Mewtwo, Sonic e Mister Incredibile sono stramazzati fuori. Thanos sale in cima alla scala e prova a prendere la valigetta. Viene raggiunto subito da Deadpool, però non è riuscito a strattonarla neanche una volta.
Sonic va a colpire Thanos e poi ci pensa ancora Deadpool e poi ancora Sonic. Thanos è giù. Niente, Deadpool ci stava arrivando. Ryuk lo colpisce, ma Deadpool ci prova lo stesso. Vediamo. Oh, Deadpool non ce la fa, non ce la fa. Invece sì, invece sì. Ancora, la strattura tre volte. Oh mio Dio, oh mio Dio. Deadpool, Deadpool è indisturbato. Oh mio Dio, Deadpool. Deadpool ce la sta facendo. Incredibile, incredibile. Nessuno lo ferma, nessuno lo ferma. Mister Incredibile lo ferma. Deadpool è stato indisturbato per interi secondi. Gli stavano facendo fare quello che voleva. E ora Thanos dice basta e va con una powerbomb dalla cima della scala. Attenzione, perché a questo punto qualsiasi meme riesca a salire sulla scala e avere almeno una decina di secondi per sé potrebbe strappare la valigetta. È il caso di Ryuk, che però attenzione viene disturbato da Mister Incredibile, adesso anche da Thanos che sale in cima alla scala. Ci prova Ryuk a dare un pugno a Thanos. Ah, testata contro la scala. Ancora testata contro la scala. Mister Incredibile infierisce anche. Ryuk butta giù Thanos e potrebbe andare a strapparla. Nessuno lo disturba. Sonic è lentissimo. Però poi ci arriva. Mio Dio, mancano solamente due strattonamenti per impadronirsi della valigetta. Potremmo essere agli sgoccioli. Ryuk, 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 Ryuk strappa la valigetta. Incredibile, al debutto. Al debutto va a prendersi la valigetta. Ryuk, prima volta in federazione ed esordisce con una vittoria dal mondo di Death Note. Ryuk si prende non solo il quaderno della morte, ma anche il meme in the bank. E attenzione Shrek, perché all'interno della valigetta Ryuk potrebbe aver scritto il tuo nome. Tu sai cosa vuol dire questo, vero? Bravo Ryuk, che al debutto si impadronisce della valigetta. Quanto sei bello con la valigetta, molto molto bello. Signori, per questo meme in the bank è tutto. E noi ci vediamo a SummerSlam.